Girando tra librerie e biblioteche, nella galassia di nomi e titoli che compongono la letteratura italiana, possiamo coglierne di davvero singolari e o poco conosciuti. Recentemente, però, uno di questi titoli, per quanto singolare, sta ottenendo un risalto e un'attenzione che lo rendono tutt'altro che poco conosciuto. L'Armata dei Sonnambuli, infatti, titolo a cui è associato un autore altrettanto strano, Wu Ming, risalta nelle vetrine, riempie interi scaffali e scala la classifica dei libri più venduti. Il suo successo è considerevole. Come si spiega un simile fenomeno? Il successo del romanzo in questione è il meritato traguardo a cui giungono, dopo quasi 20 anni di attività, 4 autori bolognesi, un tempo 5, che dietro uno pseudonimo cinese che tradotto significa anonimo, hanno pubblicato romanzi solisti e soprattutto collettivi, riconosciuti a livello internazionale. 54, Manituana, Altaï e il suo prequel Q, pubblicato quando ancora il gruppo utilizzava il nome Luther Blissett, sono i titoli dei loro precedenti romanzi a più mani, vere e proprie tappe di una storia lunga e interessante, segnata anche da un costante attivismo politico e un vivo impegno nel dibattito intellettuale contemporaneo. Una storia, quella di Wu Ming, che ho voluto conoscere e approfondire di persona. È così che una mattina di febbraio, l'Armata dei Sonnambuli, composta dal sottoscritto e dal fido Lorenzo Pacini, improvvisatosi aiuto cameraman, si ritrova alle 8 del mattino alla stazione centrale di Milano e dopo uno scorrevole viaggio di 3 ore giunge a Bologna, base operativa del collettivo che 2 dei suoi membri, Wu Ming 2 e Wu Ming 4, si apprestano a presentarci. L'intervista si svolge nella cucina di Wu Ming 2, luogo che solitamente ospita le riunioni del collettivo, e parte con una presentazione dei suoi inizi all'interno del Luther Blissett Project. Un manipolo di Ramblers della rete, ormai 20 anni fa, ha dato il via al fenomeno virale di Luther Blissett. Il nome non nome, un fantasma sabotatore il cui obiettivo era far tremare il sistema costituito. Voi facevate parte di quel fenomeno, ma cos'è stato per voi il periodo pre-Luther Blissett? I primi anni 90 sono stati gli anni della prova all'università, gli anni del tempo a disposizione per dedicarsi anche ad altro. Stop. Innanzitutto mi scuso per l'imbarazzo iniziale, verrà meno nel corso del servizio. In secondo luogo, preciso che questa inquadratura del tutto particolare, e che sarà quella prevalente, è data dalla necessità di rispettare la richiesta degli autori, che come loro stessi spiegheranno, rifiutano l'apparizione in fotografie e filmati. Detto questo, possiamo riprendere. Avevamo cominciato facendo delle fanzine sostanzialmente, delle riviste fotocopiate in proprio, un giornalino scolastico che era il giornale che veniva distribuito a scuola senza avere l'approvazione del preside. Più volte, insomma, poi venivamo convocati in presidenza, il preside arrivò addirittura minacciare l'intervento dei carabinieri se ci sorprendeva ancora una volta a distribuire il giornale dentro le mura scolastiche. Poi, siccome ci aveva divertito fare questa rivista, cominciamo a fare un'altra rivista anche una volta fuori dal liceo che si chiamava River Phoenix. C'era una rubrica che si intitolava Appuntamenti con Nessuno, in cui tu ti davi un appuntamento in un luogo della città senza sapere chi ci sarebbe venuto, semplicemente descrivendo il motivo dell'appuntamento. In uno di questi appuntamenti, incontrando poi Roberto, uno, cominciamo a... loro leggevano la nostra rivista e cominciamo a pensare ad altre collaborazioni. Quindi possiamo dire che a spingermi verso questo fenomeno è stata propriamente la possibilità di allargare la vostra portata al vostro pubblico, o c'è dell'altro? Fondamentalmente volevamo divertirci e farlo mettendo alla prova una serie di cose che pensavamo sulla società che ci circonda. Il Luther Blissett Project è rimasto relativamente famoso per le beffe ai mass media. Si trattava fondamentalmente di inventarsi notizie e rifilarle appunto a dire, per dimostrare quanto fosse in realtà permeabile questo sistema che viene invece descritto negli anni 90 come panottico, no? Super potente, in grado di condizionare le menti. Una sorta di cura omeopatica. Ci infettano, diciamo, con notizie false o pseudovere e noi reagiamo rifilandole in qualche modo altrettante. Ci interessava questo da un lato. Dall'altro poi appunto quello che interessa a tutti i ventenni, cioè fare delle cose interessanti. Su una di queste cose interessanti ritorneremo a breve, non prima di aver fatto un doveroso collegamento con i nostri tempi. Quanto c'è secondo voi di Luther Blissett nel moderno Anonymous? C'è qualcosa di simile, nella misura in cui in realtà entrambi i personaggi, in due momenti storici differenti, riportano in auge una figura che in realtà è archetipica, cioè il folk hero, l'eroe popolare,
dietro la cui maschera si può celare chiunque. Robin Hood, no? Hood, cappuccio, è l'incappucciato. Il generale Ladd, fondatore mitico, fantomatico, fondatore del movimento luddista, che forse non è mai nemmeno esistito. Captain Swing, Spartaco, no? La famosa scena del film che noi citavamo molto spesso di Kubrick, film del 1960, quando tutti gli schiavi si alzano dicendo io sono Spartaco, io sono Spartaco. E la fonte di ispirazione per quanto riguarda noi fu lo zapatismo, cioè il passamontagna degli zapatisti e i discorsi del suo comandante Marcos, noi partivamo da lì. In un certo senso Anonymous è un po' la riedizione. Poi penso, diciamo, in riferimento proprio al gruppo di hacker, no? che agiscono sotto il nome Anonymous, per certi versi c'è uno scopo simile, nel senso che Luther Blissett si infilava dentro al sistema mediatico che appunto allora sembrava essere, come diceva prima Federico, no? un sistema di controllo delle menti omnipervasivo. Allo stesso modo Anonymous con i suoi attacchi ai siti di grandi corporation, di grandi partiti politici o addirittura di nazioni, di stati, di governi, fa vedere come queste strutture, che appunto oggi sono le strutture che si ritengono, no, potentissime, capaci di condizionare le persone, i flussi economici, eccetera, sono probabilmente tutto questo, ma anche se si sa dove colpirle, poi si possono ferire. Un caso eclatante, citando anche il settore più classico in cui siete riusciti ad inserirvi da quel punto di vista, immagino sia quello di Next Generation, questo manifesto delle nuove libertà rifilato alla Mondadori, pubblicato in 4x4 e poi quasi, non so, vergognosamente ritirato dalla stessa casa editrice che si è scoperta, messa nel sacco. La cosa interessante di quella beffa lì è che sostanzialmente è una scatola cinese di beffe, è una matrioska di beffe, nel senso che un modo per raccontarla è quello che hai appena usato tu. Un altro modo per raccontarla è che Luther Blissett venne informato prima ancora che quel libro uscisse sugli scaffali, che girava un testo pieno di cazzate, firmato Luther Blissett, però provvisto di copyright, quindi che in qualche modo negava le stesse premesse del movimento, che stava per uscire per Mondadori, e allora per sputtanare l'operazione prima ancora che l'operazione partisse, disse questa qui è fuffa, è roba che abbiamo spacciato noi all'autore, che l'autore Giuseppe Genna utilizzava, diciamo, lo stratagemma del manoscritto ritrovato, no? Manzoniano, dicendo ho trovato queste cose in rete. Un'altra versione appunto della beffa è che invece quelle robe lì le avesse scritte lui, avesse usato lo stratagemma di dire le ho trovate in rete, ma che Blissett si sia agganciato a quello stratagemma per dire sì, è proprio vero, le ha trovate in rete, sono puttanate che abbiamo scritto apposta per vedere se Mondadori, cioè semplicemente perché c'è un po' di hype intorno a questo nome Luther Blissett, pubblicherà una schifezza pubblicata Luther Blissett, dimostrando in più di non aver capito niente del progetto perché ci metterà il copyright, è quello che è successo, e quindi abbiamo fatto la Mondadori. E se ne potrebbero raccontare altre 4-5 versioni differenti, come sempre per tutte le azioni di Blissett. Questo secondo me è anche parte dell'interesse del forse del dottor Blissett e Giuseppe Genna erano d'accordo, questa può essere una professione, considerando che poi sono anche diventati amici, quindi esatto. Chissà. La cosa sicura è che Mondadori ha pubblicato un libro firmato Luther Blissett, che pensava così facendo di pubblicare un libro che avrebbe venduto parecchie migliaia di copie, e invece il libro è stato bruciato sul nascere e migliaia di copie non le ha vendute, è stato un flop pazzesco e la Mondadori è stata sputtanata. Questo di sicuro è successo. E dopo aver ripercorso vita e gesta di Luther Blissett, passiamo al suo primo impegno letterario, che alla fine degli anni 90 lo porterà all'attenzione della critica nazionale e non solo. 1999, alla vigilia del nuovo millennio, esce il romanzo Q. Come nasce l'idea del romanzo? Nell'ambito del progetto Luther Blissett qui a Bologna si iniziò verso la fine appunto degli anni 90, seconda metà degli anni 90, a ragionare sul fatto che in effetti noi stavamo raccontando storie mettendo in scena questo personaggio collettivo.
cioè stavamo facendo i narratori. La riflessione ci ha portati a dire, ma perché non proviamo a scriverle davvero delle storie? Perché non proviamo a cimentarci con la narrazione e la letteratura? In quel periodo stavamo leggendo un saggio di Raoul Van Eygen, uno dei fondatori dell'Internazionale Situazionista, che in più tarda età si era occupato di eretici della prima età moderna. E ci è venuta l'idea, leggendo quel libro, in buona sostanza, che quell'epoca, quel momento storico, avesse delle grosse similitudini con quello che stavamo vivendo. Negli anni 90 assistavamo al boom appunto delle nuove tecnologie telematiche, internet e via dicendo. Nel 500 c'era la stampa che stava appunto cambiando davvero il modo di comunicare. Negli anni 90 l'Europa era attraversata da guerre e scontri economici, politici e religiosi, guerra ex Jugoslavia in particolare, e l'Europa del 500 idem. Sentivamo soprattutto che quegli eretici, quei personaggi così strani, così curiosi, nelle loro biografie risuonavano in qualche modo anche le gesta di Blissett, ecco, per come lo avevamo concepito. Quindi in questo modo noi individuammo quale poteva essere il tema e l'epoca in cui ambientare una storia, che però sarebbe stata non il classico romanzo storico alla Promessi Sposi, ma avrebbe avuto l'impianto della letteratura che ci piaceva leggere molto all'epoca, cioè i romanzi neri, hard boiled di James Ellroy, per esempio, o quelli rocamboleschi di Paco Ignazio Taibo II e Daniel Chavarria. Quindi il mix di tutti questi elementi produsse questo romanzo molto lungo per gli standard dell'epoca. Noi andammo in totale controtendenza in quel momento, quindi in un certo senso abbiamo fatto una scommessa, ecco. Quanto è stato lungo per il processo di documentazione storica? Allora, noi ci siamo quasi sepolti dentro a una biblioteca che si occupava di scienze religiose, più o meno per 6 mesi. Probabilmente anche solo se fossimo vissuti in un'altra città, io credo che per le persone che eravamo allora, cioè sostanzialmente dei ragazzi di 21 anni alle prese con appunto insomma, documenti storici non proprio semplici da reperire, se non fossimo stati a Bologna con quella biblioteca a disposizione, forse il libro non l'avremmo neanche mai scritto. Poi dopo questi 6 mesi di ricerche abbiamo cominciato a distillare personaggi, scalette, intrecci, e dopo sono stati più o meno altri 2 anni e mezzo circa di stesura, insomma, di lavoro invece proprio sul testo. Molti parlano comunque dell'inizio di un processo di revisione del romanzo storico da voi portato avanti. Quanto concordate con questo punto? Quello che sicuramente ci interessava fare era raccontare la storia, anche remota, in una chiave accessibile oggi, quindi appunto trovando non solo tutti i punti di contatto, ma anche utilizzando una lingua molto contemporanea, ma in generale anche lo stile, proprio lo stile narrativo che cercavamo all'epoca di produrre era quello dei romanzieri che ci piacevano. Sicuramente i romanzi in cui non ci riconoscevamo all'epoca e non ci riconosciamo nemmeno oggi sono quelli in cui protagonisti erano i grandi personaggi, le grandi star della storia. Noi interessavamo un punto di vista dal basso, che potesse anche interagire con le star storiche, ma appunto sempre privilegiando un certo tipo di popolazione. Quello che si può dire è che con cui il romanzo storico italiano ha subito un cambio di fase. Ci è capitato nel corso degli anni successivi che anche altri colleghi ci riconoscessero questa cosa. Se non ci fosse stato Cucchia in qualche modo appunto aperto una finestra, aperto un percorso, indicato un percorso possibile, altri romanzi storici italiani forse non sarebbero stati scritti. Nel 2000 finisce per voi l'esperienza di Luther Blissett e inizia quella di Booming.
diversa la forma uguale la sostanza, sembrerebbe. Ma quanto si portava e si porta dietro Wuming del defunto Beast? Beh, a parte una certa refrattarietà, diciamo, allo star system, l'idea è che la storia viene prima dell'autore, o dei suoi autori. Sicuramente quello che si porta dietro è l'idea che le storie si scrivono collettivamente. Sempre, anche quando è un singolo autore, stenderle poi sulla pagina, c'è sempre dietro una piccola o grande comunità. Quest'idea comunitaria della narrazione, Wuming la eredita direttamente da Uterbis. Così come l'idea, appunto, di schivare certi meccanismi dello star system, della fama e dell'autore di narrativa presentato prima di tutto come personaggio. Cosa tipica questa che succede quando, ad esempio, frequenti la TV. E permetti che il tuo viso venga trasformato in un'icona, cosa che i Wuming, l'avrete intuito, non fanno. E poi, cos'altro? Il copyleft, sì, direi senza dubbio questo. Impossibile infatti dimenticare la clausola copyleft, un'altra peculiarità dei Wuming, che rende i loro libri accessibili, nonché liberamente scaricabili, dal loro sito web. E a proposito di libri, è immancabile una domanda sul romanzo 54, sicuramente tra i loro lavori meglio riusciti. Con 54 si allargano gli spazi, i punti di vista e le prospettive della vicenda, che condensa in un unico anno molteplici filoni narrativi. L'idea dei personaggi più singolari, da Cary Grant al televisore McGuffey, rappresenta un semplice gioco letterario o c'è qualcosa di più? Sicuramente è una scelta, diciamo, motivata. Quei personaggi diventano, se non delle allegorie, quantomeno sono metafore di qualche cosa. Di Cary Grant, guarda caso, un altro che ha avuto due nomi, appunto uno d'arte e uno reale, abbiamo fatto un po' così l'icona di uno stile raggiungibile anche per la classe operaia, perché lui partiva appunto da una condizione marginale, da Bristol, da una città inglese, diventa questa grande star di Hollywood, sinonimo di eleganza. Poi diciamo tutto il discorso intorno alla televisione, ovviamente la televisione, insomma, dentro al romanzo non è un televisore normale. 54 è l'anno in cui in Italia cominciano le trasmissioni televisive, per cui insomma, che in quell'anno lì ci sia un televisore con quelle due o tre caratteristiche, quella sì, insomma, è una piccola allegoria. Ci interessava comunque, come sempre facciamo, ragionare anche sull'influenza e sul rapporto tra i media, la politica, la produzione culturale, quindi questa idea che gira intorno alla possibilità di fare un film con Cary Grant sulla vita di Tito come strumento per avvicinare la Jugoslavia all'Occidente, insomma, era chiaramente un modo anche per ragionare sul potere del cinema, della fabbrica dei sogni, sul ruolo politico anche appunto del cinema. Poi è diventata l'occasione, chiaramente quello lì è un contenitore, l'anno 54, per affrontare tutta una serie di questioni, insomma è anche l'anno dove sul confine orientale d'Italia si determina il futuro del territorio libero di Trieste, che ancora appunto non era stato annesso all'Italia, quindi era l'occasione per affrontare, cosa che poi abbiamo continuato a fare anche in altri libri, quella questione. E come sempre, insomma, dentro ci abbiamo messo anche un po' di figure militanti che appunto aiutano anche lì a ragionare sul senso della militanza, della rivoluzione, della possibilità di creare un paese dove ci sia quantomeno una maggiore uguaglianza tra le persone, una maggiore giustizia, e quindi alla fine ragioniamo sempre su quello che è un altro dei temi di tutti i nostri romanzi, che è appunto questo, appunto la possibilità di instaurare una società differente, no? Basata su determinati principi, e quindi sostanzialmente poi di fare e di come fare una rivoluzione rispetto alla società in cui ci si ritrova. E, dalla rivoluzione alla resistenza, capiamo meglio uno dei numerosi riferimenti del romanzo 54. Sono evidenti diversi riferimenti e omaggi alla letteratura della resistenza e ai suoi autori, in particolare a Fenoglio. Quanto è importante quest'ultima nella nostra produzione? Fenoglio è stato importante soprattutto in quella fase perché è stato
stato uno degli autori di quella generazione, quindi che hanno fatto la resistenza, che ha saputo raccontarla nella maniera più particolare. Fenoglio ci è andato dentro con un'idea molto, molto specifica, molto particolare, cioè cogliere l'epos della resistenza, trasformare quell'esperienza storica in mito, ma anche il raccontare appunto i reduci della resistenza e i loro sentimenti di frustrazione, di tradimento successivi alla fine della guerra, che di quell'esperienza appunto uno dei personaggi di 54 Ettore è preso a prestito proprio da Fenoglio, ed è un personaggio di questo tipo. Fenoglio è stato veramente un grandissimo nel raccontare tutti questi vari aspetti annessi e connessi a quell'esperienza con un intento molto preciso. Quindi, come dire, è il nostro scrittore della resistenza preferito, nonostante non fosse nemmeno comunista, appunto, avesse militato nelle brigate negli azzurri. Però è senz'altro un esempio di come tu possa raccontare un evento schierandoti molto evidentemente comunque da una parte, insomma, volendo celebrare quell'evento, senza però fare un santino, senza però santificarlo e fare, diciamo, la narrazione buona per le celebrazioni, buona per la concordia nazionale, ma invece restituendo anche tutti gli aspetti oscuri, obliqui, sbilenchi di quella vicenda, senza però per questo fare un passo indietro rispetto al rivendicarla tutta, no? Dire questa esperienza io la rivendico e la considero fondamentale e la considero fondamentalmente giusta nel suo insieme. Poi dentro ci sono stati episodi di un segno e di un altro, svariati, sangue, merda, fango, tutto, e tutta bisogna raccontarla. E siccome questa è adesso una tentazione diffusissima, che se voglio fare appunto la narrazione in qualche modo celebrativa debba essere anche edulcorata, cioè se mi voglio schierare allora devo togliere le parti che in qualche modo mi darebbero torto o che renderebbero il quadro un po' indigesto per qualche palato. Secondo me questa tentazione c'è sempre. Fenoglio è un grandissimo esempio invece di come si possa fare esattamente il contrario, senza però appunto perdere poi il risultato. La resistenza ne esce come un'epopea gigantesca, ineliminabile nella storia del paese, e come un'epopea di giusti. E un'altra epopea, su cui verterà la prossima domanda, riguarda i protagonisti del romanzo Manituana, pubblicato da Wuming nel 2007, e incentrato sulla singolare vicenda degli indiani Mohawk, che ai tempi della rivoluzione americana combatterono a fianco degli inglesi contro i ribelli delle 13 colonie. Per quanto singolare, il punto di vista adottato in Manituana, storicamente parlando, passa da un contesto di sovversione a uno di profonda conservazione dell'ordine prestabilito. Questo ne fa un anti-coup. No, non credo. Credo che in realtà i due romanzi abbiano una parentela evidente e anche un punto di disaccordo, diciamo così. La parentela sta nel fatto che sono romanzi che raccontano la storia di scampati a una sconfitta. Il protagonista di Q scampa di sconfitta in sconfitta per tutta la vita. I protagonisti di Manituana scampano alla sconfitta, diciamo, di un modello meticcio di convivenza possibile costruito in una volta. La differenza però appunto è che da una parte abbiamo un singolo, abbiamo un individuo addirittura senza nome e senza passato, e invece in Manituana abbiamo una comunità che deve essere traghettata oltre la sconfitta collettivamente. Quindi non direi proprio un antico, però sicuramente un qualche cosa in più, rispetto a che potremmo dire è appunto la relazione con gli altri, il fatto che in realtà non ci si salva da soli, si cerca di salvarsi il più collettivamente possibile. E dopo aver analizzato i romanzi più famosi, passiamo a qualche domanda sulle caratteristiche più generali del collettivo Wuming. Quanto vi sta stretto larga la connotazione di intellettuali sovversivi alternativi che ruota intorno a voi? Cerchiamo di rifiutarla, nel senso non
non per sottrarci, noi ci consideriamo cantastorie, cioè esperti di narrazioni, diciamo così. È chiaro che essere esperti di narrazioni significa poi non soltanto raccontare delle storie, ma anche analizzare le storie degli altri che raccontano. Voglio dire che dal nostro punto di vista è inevitabile che una persona che si occupa di narrazioni finisca per essere anche qualcuno, tra virgolette, come si diceva una volta, impegnato. E poi ovviamente, avendo determinate convinzioni politiche, questo ci porta poi anche a fare una precisa scelta italiana e quindi a cercare poi di raccontare storie che siano non utili, ma comunque che possano tenere assieme, che possano, no, come fanno sempre le storie, che si racconta intorno al fuoco, che possano tenere assieme una certa comunità, quella delle persone che appunto lottano per cercare di costruire una società come quella che anche noi crediamo dovrebbe prima o poi arrivare. Quello che io rifiuto del intellettuale sovversivo è l'aura che si attribuisce al termine intellettuale, quello mi dà fastidio. Se eliminiamo la patina, questo tipo di patina, insomma, per cui c'è una sorta come di slivello, no? Tra chi si autodefinisce o viene definito intellettuale e gli altri, se eliminiamo questa patina, allora certo, insomma, io cerco di leggere, conoscere, raccontare storie e l'obiettivo con cui lo faccio è un obiettivo sovversivo, quindi magari si può darsi che questo faccia di me un intellettuale sovversivo. I romanzi collettivi, questo cavallo di battaglia, credete possano rappresentare una risorsa più diffusa e condivisa di quanto non siamo ora? Non è una pratica che al momento sia diffusa nell'ambito della letteratura così accadorio. In altri ambiti della scrittura sì, se pensiamo al cinema, è molto raro trovare un solo autore, no? Gli scrittori di una sceneggiatura, di solito sono sempre due, tre, quattro, a volte anche di più. Addirittura se pensiamo a chi progetta le sceneggiature dei videogames, cioè abbiamo delle spinze di nomi infinite, delle colonne di nomi. Ci sono altri ambiti della narrativa in cui la scrittura collettiva è quasi data per scontata, in un certo senso. In letteratura non ancora, non ho idea se, come dire, questa pratica si potrà diffondere molto. Sicuramente ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono sicuramente il fatto che più teste producono più di una sola. Quattro teste nel nostro caso si fanno venire più idee di una sola e quindi trovano anche più soluzioni narrative ai problemi di una trama. La perizia, l'abilità anche nella scrittura di più persone può essere messa a lavoro sulla stessa trama, eccetera. Questi sono i pro. Di contro c'è sicuramente che un lavoro collettivo, e questo vale per tutti gli ambiti del lavoro, richiede più tempo. Tempo e più dispendio di energie nel coordinare il lavoro, nel coordinare anche solo le biografie delle persone. Non ti metti a lavorare sempre e soltanto quando vuoi tu, ma devi farlo anche in base ai ritmi degli altri, devi metterti d'accordo con gli altri, trovare d'accordo con gli altri, litigare con gli altri, insomma, avere a che fare con gli altri per produrre qualcosa, con un progetto, è sicuramente un'impresa complessa. E poi ovviamente dividi tutti i guadagni. Questo potremmo metterlo tra i conti, ma in realtà no, perché se non si fosse in tanti a scrivere, in realtà difficilmente tu riusciresti a scrivere quello che scrivi. Se uno di noi avesse dovuto scrivere da solo Q54, Marijuana, eccetera, forse sarebbe impiegato la vita intera. La collettività dei vostri romanzi è limitata al momento della loro stesura o arriva anche a quello della lettura? Sì, sicuramente sì, nel senso per noi comunque un libro, un romanzo non è finito nel momento in cui viene pubblicato e a quel punto, diciamo, il nostro collettivo si ritira nelle sue stanze e pensa ad altro. Da lì si apre invece una sorta di nuova esperienza collettiva. C'è stato chi ha definito appunto la comunità che si ritrova per parlare
del nostro lavoro, per commentare, che si trova nelle presentazioni dei nostri libri, come Woomin 6. E penso che sia il sesto membro di Woomin, adesso poi siamo quattro, però insomma comunque i numeri vanno da 1 a 5. E penso che sia una buona immagine, anche perché questa interazione poi non è che si limita al discutiamo del romanzo che abbiamo appena pubblicato, ma è una cosa che poi agisce sul prossimo romanzo. E infatti l'ultimo romanzo, L'armata dei sonnambuli, non ha fatto eccezione, con un tour di presentazione che ha toccato anche un ghermito atrio dell'Università Statale di Milano. In chiusura del servizio, quindi, intendo proporvi una delle numerose osservazioni emerse nel suo corso, un'interessante analisi del ruolo dei mezzi di informazione nel corso della Rivoluzione Francese. È un periodo storico straordinario nel quale infilare appunto l'invenzione narrativa, perché ne esiste una mappatura in scala 1 a 1. Appunto uscivano una tale quantità di giornali e di quotidiani all'epoca che è possibile rintracciare che cosa è successo a Parigi, non solo a Parigi, giorno per giorno durante tutto il periodo rivoluzionario, e le varie posizioni che i diversi che le diverse fazioni prendevano rispetto agli avvenimenti del giorno. Detto questo, io non credo che l'autogestione di questi mezzi di informazione abbia portato il popolo alla rovina. La cosa che colpisce, no, almeno rispetto a Parigi, e che poi segna un'incredibile differenza tra Parigi e tutto il resto della Francia, è appunto che si andava a convenzione come prima si andava a teatro per certi versi. C'era una piccola delegazione che andava alla convenzione, un'altra andava al comune, un'altra stava in sezione, e tutto questo, diciamo, creava un circuito informativo che non passava attraverso la carta stampata. Per quanto riguarda invece proprio i giornali, come per esempio la Minute Peuple pubblicato da Marat, o il Père Duchesne che era pubblicato da Hébert, penso che questi invece abbiano contribuito a permettere al popolo di spaventare in qualche modo anche le classi borghesi della città. Insomma, i giornali secondo me hanno avuto la funzione di usare la rivoluzione, il punto di vista popolare, come spauracchio, perché questo poi nella storia ha fatto anche la rivoluzione, no? È stata molto spesso anche una possibilità radicale la cui evocazione, il cui essere appunto possibile, il cui essere lì e realizzabile permetteva poi di ottenere dei risultati per il popolo, per gli oppressi, per gli sfruttati, magari non esattamente quelli proposti dalla rivoluzione, ma comunque di costituire uno spauracchio che costringeva le altre classi a prendere in considerazione il punto di vista popolare. Quindi ecco, mi sembra che i giornali abbiano fatto soprattutto questo, e da questo punto di vista abbiamo aiutato il popolo per le sue lotte, per portare avanti le sue istanze, per far conoscere le proprie posizioni, e con queste posizioni spaventare, terrorizzare dal basso e non quindi soltanto appunto dall'alto con la ghigliottina, terrorizzare i nemici del popolo, terrorizzare chi la rivoluzione cercava in ogni modo di arrestarla, di farla decantare in modo da perdere, no? Da fermare quel divenire rivoluzionario, quel divenire rivoluzione di ogni giorno, che è l'unico modo in cui la rivoluzione può darsi. Appena si ferma, non è già più rivoluzione. Non sappiamo quando l'incredibile rivoluzione iniziata dai Woomin esaurirà il suo divenire, ma una cosa è certa, e cioè che il carattere unico di questi cantastorie bolognesi, inscalfibile dal passare degli anni, non smetterà di sorprenderci fino all'ultimo momento. Poi lui comunque si muove, fa alcune riprese, ti ricordi, no, come ti ho detto, l'idea dei personaggi più singolari, il processo di... Aspetta, devi rifarlo con lo sto registrando. Infatti. Ma poi non devi registrare la mia domanda. Vabbè, non so quanto piangiamo per questa cosa. Faccio un po' più leggero, Massimo. Scusate, un po' stai... No, giusto, stai facendo benissimo il tuo lavoro. Scusate. Qui proviamo a mettere pausa un attimo? Sì, anzi, boh. Impatto, no? È inevitabile questo, purtroppo. La macchinetta è che
pensavo all'intervista. Sì. Tra l'altro, che è arrivato prima? Cioè, è arrivata, non so. Mia moglie. Ah, no.